Ciao ragazzi, benvenuti su Gossip Drums. Nel video di oggi vi voglio sfidare perché secondo me solamente il 20% riesce a suonare questi groove e soprattutto ha la coordinazione necessaria per suonare i groove che vi voglio fare vedere. Quindi vi chiederei di guardare questo video fino alla fine per poi potermi commentare dicendomi se siete tra il 20% dei batteristi che riescono a suonare questi groove o se siete per adesso nel restante 80%, ma non preoccupatevi perché oggi ho una buona notizia e soprattutto una sorpresa per quelli che appunto non riescono ma vorrebbero riuscire a suonare questi groove. Quindi mando la sigla e poi vi spiego tutto. Come avete potuto vedere, la sigla di oggi è stata completamente diversa dal solito, con un logo che non è il solito logo Gossip Drums, ma è il logo di Coordinazione Totale. Coordinazione Totale è il mio nuovo corso che è appena uscito sul mio sito gossipdrums.it ed è un corso completamente dedicato al mondo della coordinazione, che è un aspetto secondo me fondamentale, tra gli aspetti più importanti per un batterista, per poter suonare veramente libero, per poter suonare quello che vuole, diciamo, in qualsiasi contesto. Infatti il corso al suo interno ha più di 8 ore di video, perché ovviamente è un videocorso con più di 40 lezioni, dove andiamo a spaziare con la coordinazione per riuscire ad avere la coordinazione totale proprio in vari generi, in vari ambiti. Infatti ci sono 6 aree didattiche in cui all'inizio vediamo la coordinazione fondamentale, poi vediamo la coordinazione per quanto riguarda il rock, poi il pop, che sembra un genere banale da suonare ma al suo interno ha un sacco di insidie. All'interno del corso vi spiego tutto. Andiamo poi a vedere la coordinazione nel funk, che è bella tosta, la coordinazione nel jazz e infine ci sarà anche un capitolo in cui, un po' strano, in cui vi spiego una coordinazione veramente più avanzata in cui andremo a mettere il ternario versus, cioè contro il binario. Andrò a spiegarvi una roba molto particolare ma molto usata. Tutto questo ovviamente insieme ha un libro praticamente che nel momento in cui acquisterete il corso lo potete scaricare e ha un centinaio di pagine, quindi è proprio un libro in cui avete tutto trascritto e le basi, le canzoni che ci sono all'interno del corso completamente scaricabili per potervi esercitare quante volte volete. Ovviamente quante volte volete, dove volete, perché potete vederlo da cellulare, da tablet, da computer, eccetera. E soprattutto due cose fondamentali vi devo dire. E ve le dirò di qua, sono nel mio salotto, sono a casa mia, tra l'altro uscirà anche un video fatto proprio di qua, poi lo vedrete. Comunque vi stavo dicendo che la prima è il fatto che il corso è in sconto lancio solamente fino al 7 aprile, quindi avete fino al 7 aprile per pagarlo meno, diciamo, in pratica, perché altrimenti dopo il 7 aprile andrà a prezzo pieno. La seconda è la possibilità di ricevere dei contenuti gratuiti del corso per capire meglio come funziona la struttura, quali lezioni ci sono all'interno, di cosa si parla, come funzionano i generi, dato che vi ho detto che ci sono tanti generi. Tra l'altro avrete anche la possibilità di scegliere voi alcune lezioni da vedere gratuitamente. Questo per farvi capire se è il corso che fa per voi, se è il corso che state cercando. Quindi avete tutto sotto in descrizione, spiegato, avete link e tutto. Torniamo di nuovo in studio. Detto questo, comunque ragazzi, cominciamo veramente questo video per capire chi riesce a suonare questi groove. Siete nel 20% o siete nell'80%? Mi sposto la batteria e cominciamo. Cominciamo quindi questo viaggio all'interno della coordinazione. Siamo spostati alla batteria. La prima cosa, che il primo tassello, diciamo, da inserire nel momento in cui andiamo a parlare di coordinazione è l'ostinato. Allora, il concetto di ostinato, che cos'è un ostinato? Un ostinato è un pattern ritmico, è un qualcosa che andiamo a suonare con uno dei nostri alti che deve rimanere ostinato. Cioè pensate a una persona ostinata: quando è ostinata è una persona che vuole fare quello che vuole lui, vuole fare sempre una stessa cosa, e un ostinato all'interno di un groove è appunto un alto che vuole sempre fare la stessa cosa. Pensate a questo groove, un groove normale. Noi abbiamo casse rullante che cambiano, quindi casse rullante che fanno. Ma il Charleston rimane sempre uguale. Quindi in questo caso il Charleston sta facendo un ostinato, che è un ostinato in ottavi. Poi all'interno del corso di ostinati in ottavi ce ne saranno un sacco, perché possiamo avere
che detti così sembrano un po' a caso, ma in realtà ognuno di questi ostinati va a cambiare completamente il feeling di quello che stiamo suonando, del groove che vogliamo suonare, ma appunto questo per farvi capire che cos'è un ostinato. L'ostinato che voglio farvi vedere oggi, dato che l'ostinato in ottavi molto probabilmente lo conoscerete tutti, voglio appunto farvi vedere un ostinato diverso, più difficile, quindi vado già a più di metà del corso come difficoltà, ma l'ostinato che secondo me conoscono più o meno solamente il 20% dei batteristi, o comunque magari lo conoscono ma non riescono a padroneggiarlo nel modo giusto. Sto parlando di un ostinato con tre note, l'ostinato con i primi tre sedicesimi. Vi ho fatto quattro perché i sedicesimi sono quattro. Noi abbiamo primo, secondo e terzo sedicesimo che suonano, il quarto sedicesimo non suonerà, o meglio il quarto sedicesimo viene inglobato dal terzo e quindi avremo sedicesimo, sedicesimo, ottavo. Quindi 1, 2, 3, 4. Questo sarà il nostro ostinato, questo sarà quello che dovrà rimanere sempre fisso e pian pianino dovremo dimenticarcelo. Adesso lascio così questa frase e poi vi spiego il perché. Partiamo dallo step numero 1, quindi groove con cassa su 1 e 3, rullante su 2 e 4. Parto sempre con l'ostinato e poi inserisco cassa rullante. Qua abbiamo un primo groove, quindi abbiamo incominciato a inserire il nostro ostinato all'interno di un groove che è diverso da questo. Completamente, dà un altro feeling. Un po' più saltellante, nel funk è perfetto, in alcune tipologie di pop potrebbe essere perfetto anche lì, ma questo step non basta, perché andiamo allo step numero 2, in cui andiamo a suonare qualcosina in più con la cassa. Quindi il pattern ritmico di cassa rullante sarà questo, diventerà questo. Quindi qua comincia a diventare veramente un po' più difficile, perché dobbiamo già suonare qualcosa di strano con la cassa. Abbiamo aggiunto un ottavo con la cassa e quindi andare a intersecare cassa e Charleston insieme non è così semplice. Qui torna quello che vi ho detto prima di dimenticarsi l'ostinato, di dimenticarvi l'ostinato. Cioè, pian pianino, e nel corso vi spiego bene come fare, perché qui ovviamente vi do un po' di groove a step, ma là andiamo proprio a prendere l'ostinato e capire bene come suonare una certa tipologia di ostinato e come andare a studiare veramente la coordinazione per quell'ostinato e per tutti gli altri. Ma pian pianino, dalla nostra testa, l'ostinato dobbiamo cercare di toglierlo, dobbiamo cercare di dimenticarlo con la nostra testa, con le nostre mani no, perché ovviamente dobbiamo continuare a suonarlo, ma dato che è sempre uguale, le cose che suonano sempre uguali, riusciamo pian pianino a toglierle dalla testa e farle andare da sole, mentre dobbiamo pensare principalmente alle cose che cambiano. Quindi in questo caso cassa e rullante. Il rullante non cambia ancora, è sempre su 2 su 4, ma poi cambierà anche lui nello step 4. Ma noi siamo ancora allo step 3, quindi adesso andiamo a suonare qualcosa di ancora più difficile inserendo i sedicesimi con la cassa. Il nostro pattern diventerà questo.
Qui è difficile, ragazzi, è impossibile riuscire a pensare tutto quanto. Queste cose qua. È troppo difficile, dobbiamo riuscire a dimenticarci quello che facciamo col Charleston. E ancora di più se andiamo allo step 4, in cui andiamo a inserire anche delle ghost con il rullante. La nostra ritmica adesso sarà questa. È tosta, mettiamola sull'ostinato. È bello, 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 bello tosto. Quindi ovviamente dovete per forza in questo step riuscire già a dimenticarvi completamente dell'ostinato. E poi l'idea, anche e soprattutto che voglio trasmettervi nel corso, non è quella di darvi dei groove preimpostati. Perché questo groove magari ci capiterà in una canzone. Ma non è detto che in tutte le canzoni in cui ci capiterà questa tipologia di ostinato il groove di cassa rullante sarà sempre lo stesso, e soprattutto molte volte vedo tanti batteristi che studiano i groove così, quindi io so perfettamente quel groove, lo so fare bene, ma appena magari c'è da cambiare una cassa, c'è da cambiare una ghost, un accento di rullante eccetera, c'è da cambiare qualcosa, si perdono. Infatti non è quello il modo giusto di suonare e soprattutto di studiare la coordinazione, perché Il modo giusto è quello di poter suonare l'ostinato e poter andare a suonare qualsiasi tipologia di groove con cassa rullante, sia che siano groove preimpostati, come abbiamo fatto in questo caso, sia che noi si voglia improvvisare, quindi... Vedete, il mio ostinato rimane sempre uguale, ma io posso suonare qualsiasi cosa con cassa e rullante senza mai modificare questo. Questa è la coordinazione che serve veramente a un batterista. Adesso voglio farvene vedere ancora uno di ostinato, che è quello che, diciamo, io chiamo un po' il cugino di questo. Adesso andremo a suonare ottavo, sedicesimo, sedicesimo, quindi come se andessimo a suonare primo, terzo e quarto sedicesimo. Quindi ti, 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 ti. Tiriamo un po' sulla velocità. Step numero uno. Vedete che sembrano quasi simili, ma se li suono prima uno poi l'altro, questi groove, sono completamente diversi, cioè se cambio l'ostinato. È tutta un'altra roba, quindi è proprio per questo che dobbiamo andare a suonare e a imparare tanti ostinati diversi, ovviamente in base al genere, in base alla canzone che andiamo a suonare. Adesso andiamo allo step numero 2 col nostro nuovo ostinato, dove suoniamo la ritmica un po' più difficile, mi stava cadendo la bacchetta, con la cassa. Step numero 3. Eh,
qui è bello tosto, più che altro bisogna stare attenti, e nel corso ve lo spiegherò bene anche come fare, a fare gli unisoni, cioè i sincroni giusti. Cass e Charleston non possono flemmare, ma devono suonare perfettamente insieme. Quindi... Step numero 4, andiamo a inserire le ghost. Cosa è successo? Sono andato a suonare sul ride lo stesso ostinato, perché nel momento in cui andiamo a studiare una certa coordinazione con un certo ostinato, poi abbiamo tante applicazioni possibili. Possiamo suonarlo sul Charleston, possiamo suonarlo sul ride, possiamo aprire il Charleston. Cioè, ci sono tantissime cose che possiamo fare, e ovviamente anche in questo caso l'obiettivo finale non è quello di fare dei gruppi impostati, ma quello di arrivare pian pianino, partendo dalla base, a suonare qualsiasi tipologia di groove ci venga richiesto, ci venga in mente, con un certo ostinato che vogliamo suonare, che ci venga richiesto o che ci venga in mente. Quindi... ovviamente la cosa importante, come vi ho detto, è che voglio darvi uno schema per poter suonare qualsiasi tipo di groove con qualsiasi coordinazione necessaria, diciamo, e soprattutto però voglio permettervi poi di capire lo schema e poterlo applicare in qualsiasi modo vogliate. Quindi, ad esempio, andate a suonare nella band in cui dovete fare una canzone che richiede una certa tipologia di ritmica strana, magari voi avrete già lo schema in testa di come fare per riuscire a studiare quella tipologia di coordinazione che vi permetterà di suonare al meglio la canzone, senza suonare il groove e imparare solo quello, ma facendo una cosa più ampia e migliorando ancora di più. La coordinazione è un aspetto, ovviamente ci sono altri aspetti importanti che sono il suono, che sono gli unisoni, come vi ho detto, che sono le applicazioni possibili degli unisoni, dei groove, all'interno di contesti diversi, e proprio per questo vi spiegherò appunto tutte le varie applicazioni che ci sono, o comunque le più musicali, e poi andremo a utilizzare quello che studiamo subito su delle canzoni. Ovviamente troverete le basi scaricabili, eccetera, così da potervi esercitare quante volte volete, avrete le trascrizioni in modo tale da poter vedere bene quello che dovete fare, leggere quello che dovete fare, vi insegnerò anche bene come leggere tutto, eccetera, perché è in un modo diverso dal solito, ma in questo modo, in modo super pratico e soprattutto divertente, perché poi la cosa importante è anche sempre divertirsi con le canzoni, vi divertirete di sicuro, ma appunto riuscire a prendere quello che avete studiato, quello che abbiamo studiato insieme, e poi riuscire ad utilizzarlo veramente, perché questa è un po' la difficoltà poi tante volte, riuscire a utilizzare veramente quello che studiamo, e in questo caso vi assicuro che si può fare. Vi ho detto un bel po' di cose, ma qui sotto in descrizione avete il link che vi riporta al sito Castube, così per avere tutte le informazioni per tutto. Quindi ragazzi, adesso che avete visto il video fin qua, commentate, fatemi sapere se siete nel 20% dei batteristi o se non sapete ancora suonare queste tipologie di groove, perché sono troppo difficili, perché la coordinazione è troppo difficile. Vi ricordo che proprio oggi è uscito Coordinazione Totale, e quindi mi raccomando, se siete interessati affrettatevi, soprattutto non fatevi problemi, se avete qualsiasi tipologia di domanda a chiedere qui sotto nei commenti o a scrivermi una mail a luca@gastubedrums.it, potrebbero esserci dei dubbi, c'è questo, magari vorrei studiare questo, chissà se, quindi scrivetemi tranquillamente e vi rispondo a qualsiasi vostro dubbio. Quindi ragazzi, con questo grazie mille, fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, se volete altri video di coordinazione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!